Una messa in scena nuova ed originale, come oramai prevedono le modalità anticontagio che regolano gli allestimenti delle opere al Gran Teatro La Fenice di Venezia al tempo del coronavirus. Didone ed Enea, il capolavoro lirico in tre atti del compositore inglese Henry Purcell, definito Orpheus Britannicus, va in scena a Venezia, firmata dal regista e coreografo Giovanni Di Cicco. Ritengo, proprio per come è scritto musicalmente dal punto di vista drammaturgico, che sia uno spettacolo dinamico e giusto in questo momento, in queste condizioni. Cioè nelle condizioni che siamo costretti a vivere all'interno del teatro e quindi all'interno della regia. Composta alla fine del 1600, l'opera è tratta dal quarto libro dell'Eneide di Virgilio. Racconta l'amore tra Elena e la regina Didone durante il soggiorno a Cartagine dell'eroe destinato a fondare Roma. Danze e cori di ascendenza francese si alternano ad arie di fattura italiana per un compositore che ha continuato ad influenzare anche in epoca contemporanea, da Benjamin Britten al chitarrista Pete Townshend del gruppo rock degli Who, fino al regista cinematografico Stanley Kubrick, che ne utilizzò la musica nella colonna sonora di Arancia Meccanica.